siamo. Non neghiamo che ci abbiamo messo un po' a trovare la postazione più adatta al periodo qui in questo posto. Sono in compagnia di Gianluca De Angelis. Buongiorno a tutti, ciao Lorenzo. Ciao Gianluca, stiamo affrontando un posto nuovo, affascinante, difficilmente accessibile lungo le sponde, ma un posto che sicuramente potrà darci soddisfazioni, perché è un posto... è fantastico. Bellissimo. Siamo infatti lungo le sponde della diga di Osiglia, un ambiente che non abbiamo mai affrontato e sicuramente poco conosciuto anche in Italia. Il posto è bello, la postazione l'abbiamo trovata e non ci resta che iniziare la sessione. In bocca al lupo Gianluca. In bocca al lupo Lorenzo, vai. Stiamo andando ad affrontare quello che è un lago nuovo per noi, un lago tra l'altro dove non ci sono molte informazioni. Andiamo quindi ad improntare questa sessione di pesca con due differenti strategie, una classica strategia che vede come esca principale una boilies e quindi una pasturazione sempre a base di boilies, e un'altra strategia più mirata, diciamo, verso elementi naturali, quindi innesco a base di tiger nut e pasturazione a base di fioccato di mais. Vediamo poi durante l'evolversi della sessione quale sarà quella l'esca che ci darà più soddisfazioni, e quindi se riusciamo a capire qual è l'esca più adatta in questo ambiente in breve tempo andremo ad improntare la sessione utilizzando solamente la stessa esca. C'è un bel fondale molto interessante, fa diverse gobbe, ci sono degli scoli, dei torrenti quando piove. È un fondale dove le carpe sicuramente si alimentano, perché è roccioso ma ci sono delle grandi vene di terra buona, terra dove sicuramente c'è alimento. Una buona zona questa per posizionare un'esca. Thank you.
hanno altezza di circa 8 metri di profondità, un chicchetto di mais finto e uno di tiger bilanciato con un po' di sughero. E abbiamo scelto questa posizione perché è un punto probabilmente di passaggio tra una punta di rocce e una bella lingua di sabbia. La scelta della postazione non è stata cosa affatto semplice. Il livello del lago in questo periodo è molto basso, e, parlando con le persone del posto, è circa 15 metri più basso del solito, e quindi l'azione di pesca è difficile, difficoltosa. Siamo riusciti a posizionare in due piccole porzioni di terreno le nostre tende e abbiamo portato giù gommone e canne prestando molta attenzione. Il terreno è principalmente di roccia e è tutta franabile, come si può vedere. Abbiamo scelto questa porzione di lago non tanto distante dalla diga, nel quale abbiamo diverse insenature, una profondità di acqua importante, circa 27 metri, e riusciamo a svolgere l'azione di pesca in diversi costoni di roccia. Thank you.
e andiamo! Abbiamo scelto questa postazione perché secondo quello che era il periodo, secondo quelle che erano le condizioni atmosferiche, ci è sembrata la più redditizia. Tuttavia non avevamo considerato che la sponda è abbastanza ripida e ogni volta che dobbiamo andare alle canne dobbiamo stare sempre molto attenti anche quando parte un pesce, perché qui è un attimo farsi male. È una postazione scomoda, difficile, ma redditizia, solo che c'è da fare attenzione, specialmente la notte. Thank you.
specchi di Osiglia, una più bella dell'altra. Di Osiglia, pesci formidabili, una potenza veramente unica, molto 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 divertente. Andiamo, questo è un bel pesce, ragazzi. Thank you.
pescare qui sul lago di Osiglia è necessario contattare il club di carfishing locale, il club di carfishing di Osiglia. È infatti il club che rilascia i relativi permessi e le relative autorizzazioni. La pesca non è libera qui sul lago, è necessario munirsi dell'autorizzazione ed è quindi fondamentale e necessario contattare il club quando si decide di affrontare una sessione di pesca. Il club va contattato almeno 7 giorni prima dell'arrivo qui sul lago. Il regolamento a grandi linee segue quello che è il regolamento della pesca nelle acque interne liguri. Si pesca con 2 canne, non è consentita fare la notte, ma contattando il club locale verranno rilasciati dei particolari permessi che permetteranno di poter pescare anche di notte qui ad Osiglia. Unica limitazione necessaria per pescare qui ad Osiglia è l'utilizzo del carp sack. I pesci non possono essere trattenuti, quindi utilizziamo sempre il buon senso e tratteniamo i pesci solamente il tempo stretto necessario per farli riossigenare, fare foto, video, quello che dobbiamo fare, e poi rilasciarli subito in acqua.
lago di Osilia è un ambiente fantastico, richiama molto quello che è la Valle del Salto, il Lago del Salto, rive scoscese, molto roccioso, alternarsi di vene di terra che scendono verso il fondo, acqua limpidissima, è veramente un posto, a me mi ha colpito, non so a te Gianluca, ma ci ha colpito notevolmente il paesaggio, l'acqua veramente cristallina e qualche pesce che stiamo vedendo veramente straordinari. L'ambiente è isolato, qui si è sostanzialmente fuori dal mondo, diciamolo, c'è il piccolo paesino di Osilia che conta 400 abitanti su a monte del lago, ma per il resto si è fuori tra virgolette dalla civiltà. È un ambiente straordinario per vivere delle sessioni di pesca in totale relax. Qui si è veramente immersi nella natura, a contatto con la natura. È un ambiente comunque non troppo complicato da affrontare, perché non c'è ancora una grande pressione di pesca, quindi i pesci sostanzialmente si fanno e poi hanno una grande potenza. Sono molto potenti, delle bocche bellissime, grandi. Pesci con delle livree colorate, colori molto vivaci. Diciamo che questo di Osilia è un piccolo angolo di paradiso. Di paradiso, sì, di paradiso. Quando e chiunque deciderà di affrontare questo ambiente lo dovrà affrontare col massimo rispetto per quella che è la natura. Qui lungo le sponde non si trovano rifiuti. Neanche una sigaretta buttata, neanche un mozzicone di sigaretta. Il lago è completamente pulito. Ed è un paradiso anche per questo, perché qui non c'è segno di inciviltà. Quindi chiunque decida di affrontare questo ambiente dovrà comportarsi nel modo più corretto possibile, evitando di creare qualsiasi danno, chiamiamolo, alla natura, insomma. Quindi questo è un paradiso e come tale deve rimanere. Il lago di Osilia è un invaso artificiale, è stato ripopolato nel 2003 con diverse specie di pesci e ad oggi si è creato un ecosistema adatto allo sviluppo di una fauna acquatica importante. Il lago morfologicamente richiama le nostre dighe del centro Italia, mi viene in mente il Salto, il Turano, una morfologia molto simile, con una parte di lago che va verso la diga molto più profonda, con rive che scendono con una discreta pendenza verso il fondo, mentre quando andiamo a salire oltre il ponte che sostanzialmente divide in due quello che è il lago, la parte superiore è caratterizzata da sponde molto più dolci, un fondale più sabbioso, più fangoso ed è una zona sicuramente più facilmente accessibile rispetto a questa. Qui sul lago di Osilia sono presenti diverse postazioni per il catfishing, che sostanzialmente sono delle aree di pesca, perché non sono delle postazioni. Quando uno parla di postazione magari si immagina la tipica postazione della cava gestita. Qui in realtà la postazione è più una zona di pesca, ci sono delle tabelle ma che indicano quella che è la zona di pesca. Il lago è percorso per quasi tutto il suo perimetro da una strada che comunque permette l'accesso alla maggior parte delle postazioni e solo alcune postazioni sono accessibili da trasbordo. La popolazione di carpe che vive in questo lago è una popolazione importante, è una popolazione che al momento non vediamo che non è diffidente verso gli inneschi e verso anche le grandi pasturazioni. Abbiamo scelto di affrontare questo lago utilizzando una strategia basata su pasturazioni importanti e stiamo ottenendo sostanzialmente buoni risultati. Il lago di per sé è un lago
privo di importanti ostacoli sul fondale. Il fondale è per lo più abbastanza pulito. Le difficoltà che abbiamo incontrato principalmente quando siamo arrivati qui a Osilia è stata appunto la scelta della postazione, perché comunque il lago non è al suo massimo invaso, quindi le rive sono abbastanza scoscese e quindi bisognava anche valutare quella che era la posizione del nostro campo base rispetto alle canne. Ma quando il lago è al suo massimo invaso, le postazioni si trovano, diciamo, a bordo della strada che costeggia le rive e quindi è tutto più semplice. La popolazione principale di carpe che vive sul lago è una popolazione di carpe a specchio. C'è qualche regina, ma la maggioranza di carpe che vivono qui a Osilia sono carpe a specchi, livree colorate che vanno dal grigio all'arancione, insomma pesci dai colori fantastici che hanno una grande potenza. E la difficoltà principale che abbiamo incontrato, diciamo, durante l'attività di pesca è stata quella di trovare non tanto i punti di passaggio ma le zone di alimentazione e quindi quelli che sono, diciamo, i punti di profondità. Abbiamo iniziato pescando a profondità più basse per poi scendere a profondità maggiori. Il lago di Osilia è un lago che mi sento di consigliare a chi si vuole divertire e a chi vuole passare delle sessioni che sono comunque impegnative immerso nella natura. Qui non si viene sicuramente a cercare il pesce da 30 kg, ma si viene per affrontare questo posto che a livello di impegno è abbastanza elevato e per cercare di catturare queste carpe che ti fanno divertire straordinariamente nei combattimenti. E poi se arriva anche il pesce importante, ben venga, ma non è questo l'obiettivo per cui anche noi, insomma, siamo venuti qui ad Osilia. Noi siamo venuti qui per fare una sessione immersi nella natura in un posto nuovo e con dei pesci, con delle livree straordinarie, e credo che stiamo raggiungendo quello che era il nostro obiettivo iniziale. Perché oggi è stata una giornata particolarmente variabile e speriamo che nella notte abbia attivato qualche bel pesce ad alimentarsi e a cadere nei nostri inneschi. Thank you.
Appena si è fermato il vento, come immaginavamo, è partito un pesce. Oggi è stata una giornata molto particolare perché c'erano state delle raffiche di vento nel pomeriggio e sicuramente ha un po' infastidito l'attività dei pesci. Ora, fatta sera, avevamo riposizionato le canne da poco e si è fermato il vento e fatto il subito il pesce. Dopo tante specchi, ecco la regina. Un'altra fantastica partenza. No, questo è pesante. Thank you.
gran bel pesce questo, proprio un gran pesce. Purtroppo le condizioni di luce sono quelle che sono, ma qui i pesci non possono essere trattenuti in nassa, quindi ora facciamo qualche piccolo video, qualche foto e poi lo rilasciamo subito. La serata è iniziata nel migliore dei modi, ora ci attende la notte, e l'ultima notte, speriamo che continui così. Speriamo bene, dai, fiduciosi. Tardi dell'alba, ultima mattina, è partito il pesce più bello, una pecchia straordinaria, l'abbiamo recuperata da riva, combattimento da paura, il pesce era sceso sul fondo a 18-20 metri e non si schiodava dal fondo, ma siamo riusciti a portarlo a riva. Questo è un gran pesce, signori. Pesce, ragazzi, e con questa splendida specchi che è la ciliegina sulla torta di questa sessione, noi concludiamo anche questo video. Ora la rilasciamo andare e concludiamo così. Ora ci attende un lungo viaggio, un duro lavoro per finire di smontare tutto e caricare l'auto, ma come al solito la parte più brutta della sessione, però c'è anche quella da fare dopo tante soddisfazioni. Comunque io direi di concludere con un'altra missione compiuta, grandissima, grande pescata. Gianluca, grande. Ciao ragazzi, ci vediamo con i prossimi video del Noi Siamo Solo Pescatori Tour 2023.